Buonasera, direttamente dal Circolo Tennis di Milano Marittima. Siamo pronti per condividere con voi questa 26esima edizione del VIP Master, e naturalmente la manifestazione più glamour della Riviera Romagnola. Anche per questa edizione, estate 2016, un parterre di protagonisti davvero ricco e affascinante. Questa sera insieme a me nello staff una novità. E allora voglio subito presentarvi la mia collega Fabiola Paoloni. 25 anni, laureata in economia e questa sera qui con noi per divertirsi. Esatto. Buonasera a tutti, sono contenta di poter collaborare insieme a voi a questa 26esima edizione, quindi è più grande di te perché tu, Fabiola, esatto, hai 25 anni, perché io 25 non eri ancora anni. Nata. E poi? E poi niente, sono carica e entusiasta e sono qui per divertirmi e poter dare un contributo a questa edizione. Grazie Fabiola, e poi naturalmente insieme a me non può mancare Maurizio Marchesi. Io sono qui da 26 anni, no scherzo. Buonasera a tutti, ben arrivati al VIP Master. Comunque io prendo anche la flebo nel caso servisse. Dopo spiegheremo che cos'è questa flebo, ma ve lo sveleremo tra poco, no? Adesso parte le battute. Ben arrivati a tutti, tanti VIP attesi anche quest'anno, vero Sara? Assolutamente, non so se ne vogliamo citare qualcuno. Vai. Ci sarà Max Giusti, io li leggo perché non me li ricordo, sono tantissime. Poi ancora Anna Falchi, Serena Grandi, Gene Gnocchi, Malgioglio, e poi dal mondo dello sport. Lo sport naturalmente sarà ampiamente rappresentato con tanti personaggi, dal calibro di Massimo Bonini, Antonio Cabrini, e poi ancora Gianni Rivera, Rigo Sacchi, Stefano Torrisi, oltre all'ex tennista Paolo Pambianco, e naturalmente tantissimi altri che andremo ad incontrare nel corso della serata, e andremo a distorcere loro curiosità e perché no aneddoti. Tanti campioni, tanti ospiti, noi seguiremo questa serata del venerdì che voi state vedendo oggi in onda, e sono due le serate del VIP Master. Noi cercheremo di riassumere tutto in una serata unica, non avremo tutti questi ospiti che Sara ha elencato, ma cercheremo di parlare con molti. E per iniziare subito avremo tra poco i primi ospiti in studio. Io saluto Sara perché rimaniamo io e Fabiola nello studio centrale, proprio a pochi metri dal campo principale del Circolo Tennis di Milano Marittima. Salutiamo Sara che va sul campo mentre noi continuiamo qui. Vai Sara. Ok, ci vediamo dopo, ci teniamo in contatto. A buona dopo. Serata a te. E noi partiamo subito con i primi ospiti di questa serata del VIP Master. Ho citato in una battuta Flebo, allora invito in studio Beatrice Giorgini, prego Beatrice, e anche Martino Giorgini che si siede al posto di Fabiola al volo. Perché Flebo? Perché Giorgini intanto è un nostro patron di questa avventura e mi ha portato proprio un prodotto per i tennisti. Sì, perché ho notato che sudano molto, molto, più forse di qualunque altro sport. E questo è un prodotto che serve per reidratare, perché la difficoltà sotto sforzo è quella di bere. Cioè non puoi bere, si vede che gli atleti bevono con lo sputo per rinfrescarsi, invece questo si può bere e ti fa recuperare l'acqua persa, praticamente ti do dell'acqua. Tu, no, è solo acqua, no? È acqua in polvere, no? Acqua in polvere. Ti fa reidratare. Tanti prodotti salutari del dottor Martino Giorgini, è un'azienda importantissima a Marradi, ma non solo, Marradi. Perché voi lavorate un po' con tutta Italia. Marradi è il centro di produzione principale. Sì, sì, è il centro di produzione principale. Invece la figlia si occupa anche di medicina estetica. Sì, mi occupo di medicina estetica principalmente non invasiva e anche di medicina naturale, quindi sia fitoterapia che agopuntura, nutrizione, diciamo un approccio più olistico, più completo anche a quella che è la medicina e la chirurgia estetica. Quindi va poi a braccetto con i prodotti del dottor Martino Giorgini, no? Sì, perché comunque salutare, sicuramente natura. Il miglioramento dell'aspetto nasce sempre anche da un miglior stato di salute e di benessere psicofisico. Ma Beatrice gioca a tennis? Ci ho provato da bambina, ma non ero molto portata. Quindi quale sport? Ma io faccio corsa, palestra, nuoto, però tennis che lo sport non poi particolarmente. Bisogna farlo, no? Per rimanere, certo, in forma, non sì, bastano sì. I prodotti. O sbaglio? No. Non basta. No. Dottor Giorgini, io ho tentato di giocare solo, cosa? No, solo con i prodotti per risparmiare le cartilagini. No, però ho giocato a
calcio? Sì, è dei livelli tanti anni. Bassissimi, però tipo? Livelli bassissimi quali? Terza categoria, amatori. Amatori, amatoriali. Certo. Stasera vedete ogni tanto muoversi perché c'è molto vento a Milano Marittima, non è che facciamo effetti spaziali, dopo sistemeremo anche questa onda nella pausa pubblicitaria. Ma volevo chiederle, quanti prodotti fate a Marradi sulle erbe? Perché voi sono tutti prodotti naturali di erbe. Sì, piano piano, in quasi 40 anni, sono un migliaio di prodotti. Un migliaio di prodotti, di tutte erbe quasi differenti. Ci sono erbe singole e composte, perché poi ci sono dei composti dove ci sono delle erbe, come dire, capo di questa formula, e poi altre che assistono per fargli fare più effetto. Con le erbe si può curare tutto il nostro organismo o aiutare tutto il nostro organismo? Certamente si può aiutare, sarei tentato di dire che si può curare tutto, però bisogna anche saperle, appunto, dare il prodotto adatto all'erba, bisogna studiare anche le erbe per poter poi avere il risultato. Dottoressa Beatrice, invece si può essere belli anche con una chirurgia non invasiva? Sì, diciamo che comunque negli ultimi anni la tendenza è proprio quella di andare sempre di più verso la non invasività e quindi comunque un miglioramento armonioso dell'aspetto che non vada comunque ad alterare le proprie caratteristiche e particolarità, ma aiuti più che altro a migliorarsi, a prevenire l'invecchiamento nel modo più naturale e meno invasivo possibile. Per gli atleti abbiamo visto Flebo, poi che tipo di prodotti possono esserci, integratori per gli atleti? Ce ne sono un centinaio di prodotti per tutte le casistiche, sia per aumentare la resistenza, per aumentare l'ossigenazione, l'ossigeno ai tessuti, ma anche poi comunque non solo cose energetiche, vitamine, minerali, perché poi anche l'atleta deve essere disintossicato il sangue se vuoi rendere, quindi ci sono anche le erbe classiche per disintossicare il fegato, per rinforzare il sistema immunitario, che sono utili all'atleta. Noi questa sera offriremo alcuni prodotti del dottor Giorgini ai nostri ospiti VIP, ma anche noi vogliamo offrire qualcosa di un altro nostro partner al dottor Martino, alla dottoressa Beatrice, e adesso Fabiola ci porta per voi un omaggio dell'azienda Pucci, e in questo caso sono i prodotti di Louis Frère. Grazie di essere stati con noi, io passo subito la linea al campo centrale. Grazie. Dove c'è Sara. Allora, buonasera. Buonasera, allora io con grande emozione incontro Raffaele Pisu. Raffaele Barmieri. No, assolutamente no. No, allora innanzitutto un grande benvenuto qui a Milano Marittima e al VIP Master. Allora faccio finta di essere Volo una maglietta. Faccio finta di essere Mike. Buongiorno, sono arrivato col mio elicottero per vedere questa manifestazione invernale, perché non sapeva assolutamente nulla. Lui arrivava e diceva delle grandi cavolate. Va bene, ma pace ai morti, perché io sto per andarci. Dica, ecco, una lunghissima esperienza, insomma, di film realizzati, una lunghissima esperienza nel cinema che l'ha reso appunto celebre. L'ha reso celebre appunto negli anni 60-70, e anche la televisione con l'amico del Giaguaro. Senta, ma la segue ancora oggi la televisione? Sì, sto pensando a oggi ero con Gianni Rivera, che è rimasto celebre presso gli italiani per il gol che fece alla Germania. È la stessa cosa, io ho fatto tante cose, però mi si ricorda per Provolino. Ogni volta che mi vedono, ah, Provolino, come sta Provolino? Che ebbe un grande successo questo basso di allora. Lei è troppo giovane, non si può ricordare. Parliamo della manifestazione. Cosa si vince? Questa sera? Sì. Ma lei giocherà a tennis? Andrà in campo? No. Io giocavo ai miei tempi, ma avevo sempre l'epicondilo. Io comunque le devo fare i complimenti, perché lei è informissima. 91, cioè, È veramente informissima. Da qui in su va benissimo tutto. E la parte sotto che comincia a lasciare a sperare. Per quanto riguarda invece, insomma, la sua carriera da attore, qual è l'attrice con la quale ha avuto un maggior feeling? E non so, ancora oggi magari se... Beh, Marisa del Frate, senz'altro, era la soubrette vera, cioè recitava, cantava, ballava. Ha fatto un film adesso con Claudio Cardinale e Giancarlo Giannini, che uscirà a ottobre, che si chiama Nobili Bugie, ed è un film molto piacevole perché ha una storia, ha delle scene divertenti, ha un finale a sorpresa, come i film di una volta, che non si usano più. E
qualche aneddoto, qualche curiosità, magari sui set cinematografici che ci vuole raccontare? Ma guardi, io ho lavorato in Russia per 9 mesi al film italiano Brava Gente, che la regia era di Giuseppe De Santis. Sai che i russi sono spiritosi? Io mi ricordo, mentre giravo una scena, mi dissero che la carota è la carota, è producente ai fini della potenza virile. Tutto sta a trovare il modo di fissarla. E poi sento una domanda che ormai è, insomma, la notizia, diciamo, attuale del momento. Lei ha scoperto di avere un figlio, se non sbaglio, qualche mese fa. Paolo Rossi. Io avevo già Antonio e figli anche, e lui era il sesto praticamente. Ed è arrivato all'improvviso perché non sapevo. Io non sapevo e lui non sapeva che gli ha svelato la madre, punto di morte, che era figlio mio. E allora venne a trovarmi e ci siamo chiariti tante cose, l'ho accettato come figlio perché è un ragazzo stupendo. Quindi i rapporti, insomma, sono mantenuti nel tempo e sono buoni. Ottimi, ottimi, ottimi. Io dico, l'amore è la prima cosa che esiste nella vita e bisognerebbe amarsi tutti quanti, ma è un po' dura. Siamo tutti contro tutti oggi. Una volta almeno c'era l'amicizia, c'era la voglia di fare, di aiutarsi. Oggi, se uno invece ha la possibilità, affossa subito l'altro per fare strada a lui. Senta, quanto si fermerà qui a Milano Marittima? O è già in partenza? Una decina d'anni, perché ho 91 anni, penso di arrivare a 100, ma qui a Milano Marittima, va bene? Grazie mille, grazie, ciao. Buona serata. Eccoci in studio con la splendida Chiara Giallonardo, ben arrivata, prima grazie volta al VIP Master. Grazie mille. Maurizio, no, in realtà pensa che sono un ritorno dopo tanti anni, perché sono stata qua proprio il primo anno della Domenica Sportiva, quindi è lontano 2004, 12 anni fa, e poi non sono arrivato nel 2005. Mai più tornata. Devo subito dirvi che non ho fatto grossi progressi a tennis, voglio subito togliervi dal dubbio. In tutti questi anni niente tennis, però tanta televisione. Tanta televisione, sì, per fortuna, insomma, la mia grande passione. Avevo iniziato con lo sport, poi mi sono data un po' alla botanica, all'agroalimentare, ormai da 6 anni a Linea Verde su Rai 1. E quindi no, tanti viaggi, sempre in giro, anche per questo, insomma, che poi ero sempre impegnata, sempre in giro, e non sono riuscita a tornare. Invece quest'estate, insomma, almeno uno strappo così per dedicarsi un po' alle vacanze, allo sport. Neanche in vacanza qui in Riviera Romagnola. No, negli ultimi anni no, devo dire la verità, però sai che sono tornata anche la scorsa settimana, Sì? Sono tornata la scorsa settimana perché abbiamo organizzato l'addio al nubilato di una cara amica che si sposava e quindi siamo venute tutte insieme con un gruppo di amiche, è il posto giusto per divertirsi. Proprio Milano Marittima? Assolutamente, proprio Milano Marittima. Fantastico. Quindi hai visto, sono mancata per tanto tempo e poi torno 2 settimane consecutive. Senti, mi ricordo appunto della Domenica Sportiva, dei primi anni di sport, qua stanno arrivando degli ex campioni del mondo, cioè campioni del mondo di qualche anno fa. Ho incontrato poco fa Rivera, siamo nello stesso albergo, stava tra l'altro presentando il suo libro, era pienissimo di fan, di persone che non lo lasciavano più andare con mille domande, perché sono quei grandi miti dello sport, del calcio. Insomma, ma è meglio lo sport o l'altro argomento che stai seguendo, quindi Linea Verde? Guarda, dire che della natura. Servono tutte e due nella vita, perché dopo aver gustato le tante bontà che ci sono in Italia, dopo aver visitato tanti paesi eccetera, poi bisogna consumarle queste calorie meravigliose che si consumano, e quindi bisogna fare anche sport, non mettersi sul divano a guardarlo, proprio farlo, capito Maurizio? Tu fai sport? No, io sto seduto di solito, sto seduto, sto anche abbastanza comodo, vedi, ho la sedia, stasera tira molto vento. Noi però abbiamo pensato per i nostri ospiti, grazie a due partner, di dare una mano per l'attività fisica. Veramente? E non solo, perché abbiamo dei prodotti da omaggiarti e adesso te li daremo, perché Fabiola è qui con me, dopo faremo fare anche una domanda da Fabiola. Abbiamo, guarda che prodotti sensazionali che ti daremo. Uno è proprio un multivitaminico per chi fa sport, grazie. E un altro è una crema al ginseng sensazionale, più invece quando hai fatto sport come me, che hai bisogno di mangiare qualcosa, vero Fabio? Ma che meraviglia, ci sono salse di tutti i tipi. Beh, avete capito che sono una buongustaia, quindi questo è un regalo gradito, però visto che però adesso devo giocare, eh?
visto che adesso devo giocare, insomma, il multivitaminico ci vuole. Con questo arrivo almeno in finale, in semifinale. Guarda, nel caso mi hanno dato un altro prodotto che si chiama Flebo. È no, bellissimo, dai. L'ha portato prima, sorpresa, mi ha detto Flebo. Te lo tengo qui nel caso, ma sei giovane, tienilo, non ne avrai bisogno. Tienilo per le venite. Eh beh, sai, non si sa mai, non sono tanto allenata col tennis, quindi un po' di un integratore può fare bene. Grazie di essere stato con noi. Grazie domanda, a voi. Fabiola, Volevo domandarti se nella vita, diciamo, privata spesso giochi a tennis, quindi se arrivi già allenata o improvvisi un po'? Allora, guarda, non sono allenatissima, io amo molto fare sport, il tennis l'ho un po' trascurato ultimamente, quindi ho anticipato subito all'inizio che rispetto a 12 anni fa non ho fatto grossissimi progressi, però ti devo anche dire, per hobby, tanto i miei colleghi che sono in giro adesso non ci sentono, che insomma... Ho visto qualcuno degli sfidanti e non sono molto preoccupata perché ho visto che c'è di peggio, ecco, diciamo così. Siamo quindi io sono contenta. Siamo contenti, tu fai il tifo per io me, sì. Fabio, grazie. Lo dico in diretta, tifo per te. Bene, grazie, ringraziamo Chiara Giallonardo. Intanto io rimango qui a pensare come mai non mi ricordo nel 2004, forse perché era talmente giovane e piccola che non me lo ricordo, eri troppo giovane perché bravo, io ero già qui giovane. E io faccio parte qui del tappeto. Linea Sara che è nel campo centrale. Ecco, la sua è una bella storia. Siamo con Katia Serra, ex giocatrice di Serie A nella squadra italiana e spagnola, oggi cronista sportiva e commentatrice e allenatrice. Allora, una passione è quella del calcio che è nata fin da piccolissima. Raccontaci un po' la tua storia. È nata proprio quando sono nata io, perché sin da piccola amavo tutto lo sport, ma il pallone era quello che mi divertiva più di tutti. Io quando ero bimba non era possibile giocare a pallone, quindi mi limitavo a farlo con gli amici, con mio fratello, a scuola eccetera. Poi piano piano ho iniziato a giocare in una prima squadra giovanissima, proprio perché era l'unica possibilità. E da lì è iniziato tutto un percorso dove ho girato tante squadre, perché spesso erano meteore, no? Nascevano e chiudevano nell'arco di poco tempo, e quindi è stata una carriera anche non semplice, perché naturalmente oggi... Anche di grandi soddisfazioni. Sì, assolutamente, assolutamente tanto, perché quando comunque vivi tante esperienze, sia con la maglia azzurra, sia col club, in Italia e fuori, e hai la fortuna di vincere un po' tutto, ti togli davvero tante soddisfazioni. E oggi invece dicevamo commentatrice per vari programmi sportivi. Sì, nel calcio ovviamente, che è la disciplina da cui provengo, e sì, ci tengo a sottolinearlo perché a volte è ancora ambiguo, no? Qualcuno pensa che io sia una giornalista, non lo sono, quindi non voglio avere un titolo che non mi appartiene, e soprattutto perché si è abituati a vedere sempre l'ex calciatore, e invece io come ex calciatrice sono un po', diciamo, una mosca bianca. E chi alleni? Ma io alleno per diletto in questo periodo, perché avendo fatto la scelta di commentare non riesco a dedicarmi a tempo pieno. Però alleno la nazionale delle donne parlamentari. Attenzione! È una esperienza nata da pochi mesi, mi sono venuti a cercare in quanto conoscono il fatto che io sono una donna anche impegnata sui diritti delle sportive. E dal momento che loro volevano formare questa squadra con delle finalità non agonistiche ovviamente, ma quelle di tenere alta l'attenzione sulle tematiche che riguardano le donne, dalle violenze che subiscono, ai diritti che non hanno, alla mancanza del professionismo nello sport, insomma una serie di tante tematiche, allora quando me l'hanno chiesto ho accettato con entusiasmo. Ce ne sono parecchie. Lorenza Bonacorsi, Caterina Bini, Lara Comi, cioè ci sono delle donne molto impegnate politicamente che poi appunto quando si allenano dimenticano per un attimo il loro ruolo e si calano nella realtà con il massimo entusiasmo. E tu anche ti sei battuta e hai lottato per sostenere comunque le donne in questo sport? Sì, io praticamente sono un po' il loro riferimento e proprio poco più di un anno fa le calciatrici fecero un sciopero per ottenere dei diritti che non avevano e siamo riusciti a farcela, però purtroppo solo alzando la voce e protestando si riesce a ottenere le cose. Ci piacerebbe invece che tutto ciò diventasse normalità e non ci fosse bisogno di arrivare a tanto. Cosa ne pensi della nazionale attuale di calcio femminile? Beh, una nazionale in crescita, ci sono tante ragazze anche che hanno fatto esperienze all'estero e questo le ha migliorate tantissime, perché naturalmente fuori dall'Italia è un lavoro giocare a calcio e di conseguenza potendolo fare a tempo pieno le ragazze migliorano molto.
da noi purtroppo non è così ed è la grande differenza che poi ci limita quando andiamo a competere con la nazionale, sia maggiore che con le giovanili. E Katia, invece con il tennis come te la cavi? No, io il tennis sinceramente ci siamo conosciuti stasera, quindi me l'hanno chiesto, visto che appunto sono reduce dal grande match degli europei e naturalmente tante sere su Rai 1 mi ha fatto conoscere più del solito e allora così quando me l'hanno chiesto, da vera sportiva mi piacciono le sfide, mi sono buttata. Però hai già giocato? No, una partita l'ho già fatta, ma è andata che non ti abbiamo sentito? Abbiamo perso, ma ti ripeto, non mi aspetto nulla di diverso sì, questa serata sì. E ora siamo con Irene Cioni. Buonasera a tutti. Quarto anno di Striscia la Notizia. Il prossimo sì, sarà il quarto già anno. Già confermatissima. Confermate da gennaio. Grazie mille, anch'io non vedo l'ora, sono contentissima. E adesso stai girando l'Italia? E adesso vari eventi, sono in vacanza, 3 mesi di vacanza. Quindi. Come si sta a Milano Marittima? Benissimo. Però è il primo anno che vieni al VIP Master. No, non è il primo anno, sono già stata 2 anni fa. Mi sono divertita tantissimo, perché tra l'altro mi piace anche giocare a tennis, lo pratico spesso, specialmente d'estate, quindi mi diverto un sacco. Ascolta, oltre a Striscia, qualche idea fuori confine, qualche fiction, qualche film? C'è in programma qualcosa? Magari, no, adesso non posso, perché lavorando lì abbiamo contratti molto stretti, abbiamo l'esclusiva con loro, però dopo mi piacerebbe tanto, adesso sto studiando cinema, teatro. Sei toscana? Sì. Si sente un po'. Di Firenze, di Fucecchio in realtà, in provincia di Firenze, sì. Ah, complimenti. Grazie mille. Beh, hai fatto poco strada per arrivare fin qui. Fucecchio lì. In realtà ero a Venezia e poi da Venezia sì, comunque poca strada. Come dai. Saluteresti i telespettatori del VIP Master? E gli mando un bel bacio. Primo piano. No. Un bacione a tutti e che vinca il migliore. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi, ma na na. E tu sei arrivato. Basta, io no, pensavo fosse un attore. No, perché hanno fischiato e allora, cioè, siccome c'è il torneo di tennis qua, non sì. Posso salire. Mina, grande Mina, Simone Montedoro, ciao. Allora, non solo abbiamo attore. Qua gli ospiti della nostra trasmissione. Allora, il problema è che non sai come ci chiamiamo. Esatto. No, ciao a tutti, scusa, stavo scherzando. Vai. Permesso. Fantastico. Il caso umano. No, dai. Io sono il caso umano. Com'è questo VIP Master? Appena arrivato? È la prima volta che... Sì, arrivato adesso mi hanno svestito, mi hanno infilato la divisa e mi hanno detto di giocare a tennis. Com'è l'esperienza a tennis? Quanti tornei hai vinto prima di questo? Beh, io ho vinto Wimbledon, non so se vi ricordate nel 44. Ragazzi, io purtroppo spero di rimandare la palla di là, oltre la rete. Match point. Ha mai giocato a tennis? Guarda, poco perché non ho mai avuto occasione, anche se in famiglia si giocava, cioè mia sorella, cioè nel senso si gioca, anche mio padre era uno che si prestava al tennis, regalava i suoi colpi. No, però non sono un grande tennista. Ecco. Ci proviamo stasera? Ci proviamo, magari sai, nasce un nuovo amore. Invece le fiction? A che numero siamo? 10? 11? La fiction di Don Matteo? Don Matteo sì, abbiamo fatto la 10 e spero ci sarà l'undicesima. Se no mi tocca una cosa straordinaria. Quante fiction durano? Mi butto sul tennis. Sì, ma quante fiction durano così tanto? Penso sia l'unico. Sì, sono poche. Devo dire, Don Matteo è... Io poi sono subentrato dalla sesta, perché prima c'era il grande Flavio Insinna, che non so se sarà anche lui... No, ci sarà Max Giusti, ma Insinna non ce l'ho nell'elenco, però magari è una sorpresa. Ci hanno mandato Max Giusti, è vincente il format, devo dire che la gente lo ama, anche vedendo insomma per strada quando mi fermano, aspettano la nuova edizione perché sì, funziona. Ma sai, è un prodotto che può essere accessibile dai bambini ai nonni.
È ottimo, sono molto fortunato. Una battuta sulla Riviera Romagnola, su questa terra. La senti un po' la nostra all'estero, cadenza? All'estero no? Io non ci sono mai stato, quindi non lo so. No, vabbè, Riviera Romagnola è forse una, fa parte proprio, una parte importante dell'Italia, dai, come simpatia, come storia, come gastronomia e come anche a livello qui storico. Qui dietro c'è la piadina, non so se... Non lo, guarda te, oh, non l'ho assaggiata per niente io col prosciutto e anche con la Nutella. C'è anche i ciccioli. Non lo so. Non ho... Viene spesso qui in Romagna? Purtroppo non vengo spesso, sono stato un po' in tournée teatrale 7-8 anni fa, abbiamo fatto varie tappe, anche a Bologna sono stato una settimana. Però no, mi capita poi, per esempio Milano Marittima la seconda volta. Bene, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, visto che ma io vi ringrazio, ci hai dato voi del tu, ci diamo del tu e ti diamo anche un omaggio. Ho visto, ma io vedo dai soldi? No? Scherzo. Ah, tu me li devi a me? No. Tu mi devi quei 100 euro, io mi ricordo. Veramente? Quando, cioè, quando è successo? No. Quella volta a Roma o a Milano? No, stavamo a Firenze, razzo. A Firenze. Ma veramente? Questo si mangia, ah, lo sì, dico non perché sono non delle ha il microfono. Bombe no, a mano. Questo si mangia. Però non se non ce la fai a livello atletico, allora qui ho la flebo, nel caso, dopo torni. Però l'omaggio che ti dia, qui c'è proprio, vedi, questo prodotto si chiama proprio flebo. Mi interessa. Però per le emergenze puoi tornare. Ah, questo è un integratore, quindi integratore. Lo devo prendere subito? Sì, una crema al ginseng. Ma non ne hai bisogno. Perché sono vecchio, sono vecchio. Lo so, ma mai visto quello? Crema antilunghe, non si sente. Ecco, vedete, c'ha in difficoltà. Poi abbiamo più niente, un libro. Poi avete un un bicchiere d'acqua, no, però c'è il prosecco. No, quindi. Domani da leggere al mare. Ecco. Bene. Grazie Simone. Grazie, ragazzi, grazie. Non mi aspettavo tutti questi omaggi. Grazie veramente di cuore. Vedi che cos'è la Riviera? Questo. È mancato pochissime volte, forse quasi mai, al VIP Master di Milano Marittima. È uno delle leggende del nostro calcio. Gianni Rivera, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. Le ha viste quasi tutte le edizioni di questo torneo? Ne ho viste tante, sì, sì. Direi mi ricordo, ci siamo visti. Ho cominciato abbastanza presto, sì. Però quest'anno c'è una novità da presentare, anche la sua autobiografia. Sì, quest'anno abbiamo approfittato della situazione per parlare della mia autobiografia. L'ho presentata al Mare Pineta poco tempo fa, abbiamo incontrato un po' di amici, ho parlato delle mie cose da quando sono ragazzo fino al giorno d'oggi e poi abbiamo deciso di fare tutto in casa. In quel libro non... In quel libro ho raccontato tutta la mia vita. Non c'è solo il 4-3? No, non c'è. Che tutti dicono 4-3? È un libro 30x30, sono 530 pagine e pesa 4 kg. Quindi c'è anche la storia politica, la storia dell'uomo. Tutto, da quando sono nato fino ad oggi e abbiamo deciso di farlo in casa e lo vendiamo tramite il nostro sito www.giannirivera.it. Uno si collega con quel sito, fa una prenotazione attraverso una carta di credito, un bonifico e lo riceve a casa. Visto che poi pesa 4 kg, tanto vale, è meglio riceverlo a casa. Quindi dal Rivera bambino al Rivera di oggi. Che va al VIP Master di Milano Marittima. C'è, tutto c'è. Fantastico, veramente fantastico. Ma cosa ha raccontato con più piacere? Gli esordi, i titoli vinti, la storia politica? No, ho raccontato tutta la mia vita con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di rappresentare alla gente che mi conosce ma magari in modo un poco superficiale o attraverso soltanto il racconto della stampa, dicendo in prima persona come sono andate le cose, quando sono nato, come sono diventato grande, cresciuto giocando al calcio, poi ho fatto politica, sono stato al governo, ho fatto un po' di tutto, insomma. Un ragazzino può prendere qualche consiglio da questo libro per diventare calciatore o politico? Ma direi che intanto si può capire, leggendo soprattutto la prima parte, come viveva la gente nel dopoguerra. Nel dopoguerra vivevamo tutti allo stesso modo e quindi molti si ricordano come hanno vissuto nel periodo del dopoguerra, in cui hanno ricostruito la loro vita e hanno cominciato a vivere bene, a stare bene e migliorare sempre di più. Poi oggi siamo andati troppo in là, oggi abbiamo pensato che
il mondo materialista sia l'unico che conta e invece c'è bisogno di un ripasso indietro per mettere magari più in evidenza l'aspetto romantico, l'aspetto sentimentale delle persone. Sul calcio di oggi cosa si sente di dire dopo aver visto gli europei che sono finiti da pochi giorni? Ma è diventato un calcio un po' diverso, ci sono perse un po' di qualità tecniche, diciamo così, ce ne sono alcuni giocatori che sono tecnicamente bravi, però nell'insieme la partita spesso è monotona e noiosa perché la si imposta soprattutto sull'aspetto fisico più che su quello tecnico e quindi qualche volta diverte poco. Grazie tantissimo a Gianni Rivera per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito, buona continuazione e in bocca al lupo a tutti. E al VIP Master c'è anche il mago della pasticceria, Roberto. Prima esperienza col VIP Master? Prima esperienza, sì. Ecco, possiamo dire che però giochi in casa, insomma tu sei riminese d'origine e approdato direttamente in Rai grazie alle tue capacità nel mondo della pasticceria. Sì, gioco in casa, però non vuol dire che sia facile, anche perché è tanti anni che non gioco a tennis, dunque mi rimetto in campo volentieri per un buon fine. Ascolta, ci vuoi raccontare un pochino la tua storia? Insomma, La storia è lunga, è molto lunga, dunque ci vorrebbe tanto tempo. Comunque vengo da una famiglia di albergatori romagnoli, classici albergatori romagnoli che hanno fatto della loro accoglienza il loro vanto per 35 anni e poi un bel giorno abbiamo deciso di fare questa pasticceria. Io mi sono inventato questo lavoro, venivo da tutt'altra cosa perché giocavo a pallavolo, ero uno sportivo, però mi sono appassionato alla pasticceria e alla decorazione e ho voluto portare avanti questo mestiere nel migliore dei modi attraverso il mio primo locale che poi si sono, diciamo, sono cresciuti, sono diventati 7, ma soprattutto vincendo campionati del mondo per 3 volte con la nazionale italiana di pasticceria e portando la pasticceria italiana nel mondo, dimostrando che non solo i francesi sono bravi a fare i dolci, ma anche gli italiani. E poi è arrivato anche il successo in televisione. La televisione è arrivata ovviamente per meriti, diciamo, di lavoro, perché appunto vincendo questi concorsi più tanti altri premi e avendo 36 anni, perché 3 anni fa quando ho fatto la prima edizione del più grande pasticcere avevo solo 36 anni, è stato oltre che un piacere, un grande onore essere giudicato dalla produzione, un giudice valido, professionale e soprattutto serio e onesto, perché mi si dà del cattivo, ma io non sono certo cattivo, sono molto, diciamo, serio sul lavoro e non regalo niente a nessuno. Ovviamente i concorrenti che arrivano lì si impegnano e vogliono vincere, ma purtroppo poi vince solo uno alla fine. E poi vogliamo sottolineare che tu sei anche uno degli organizzatori, se non sbaglio, del SIGEP, la grande manifestazione dedicata alla pasticceria, alla gelateria che ogni anno si tiene a Rimini. Beh, il salone mondiale della pasticceria e gelateria più grande che c'è nel mondo, da 37 anni mi sembra, a gennaio un appuntamento fisso per i pasticceri e i gelatieri di tutto il mondo. Sono il consulente, diciamo, per gli eventi di pasticceria. Ho inventato un campionato del mondo dedicato solo alle donne, un altro campionato del mondo dedicato a giovani pasticceri sotto i 23 anni e quest'anno a gennaio appunto ci sarà questo campionato mondiale juniores dove 12 nazioni verranno, si cimenteranno per 2 giorni in 4 prove diverse e vi invito tutti a venire a SIGE perché è una cosa emozionante che non si può capire finché non vedi queste sculture alte 2 metri presentate su un tavolo, una in cioccolato, una in zucchero, che portano i 4 dolci che sono le 4 prove da affrontare per i concorrenti. A soli 23 anni è veramente qualcosa di superlativo. E quanto dobbiamo aspettare però per la prossima edizione del SIGEP? A gennaio, il 21. Ecco. E invece se vogliamo gustare le tue prelibatezze, veniamo a trovarti a Rimini, dove dobbiamo venire? Beh, un po' in tutta Italia, noi siamo a Rimini, abbiamo 2 locali, uno qui a Cesenatico, qui vicino, a Pesaro, a Firenze, a Milano e a Lonato sul Lago di Garda. Okay, quindi le opportunità non mancano. Grazie mille, buona serata. Da Gianni Rivera, un campione del mondo dell'82, Franco Causio. Hai detto niente, un pallone d'oro, il primo pallone d'oro italiano. Però il campione del mondo è campione del mondo, eh? Beh sì, ho capito, però Gianni, chapeau, signor Gianni Rivera, mi inchino e mi inchinerò sempre.
Franco, hai visto gli europei? Ma ti dico la verità, siccome io ho fatto come mia autobiografia, vincere è l'unica cosa che conta, caro amico, presentata anche qua nei torneo dei calciatori, quindi quando sono stato sempre da Baldassari un mese fa, quindi io purtroppo non ho avuto il tempo di seguirla perché o alle 18 o alle 21 c'era, però ho giocato, no, però quando c'era la nostra nazionale non potevano vederla, perché vincere è l'unica cosa che conta di Lecce, come giusto, me, quindi non potevano vederlo. E quindi diciamo, e quindi qualcosa su questa Antonio nazionale. Conte abbia tirato fuori il meglio di ogni giocatore, io dico che tira fuori il meglio di ogni rapa, e quindi sicuramente è stato un grande, il mio proprio corregionale di Lecce, Antonio, veramente è il numero uno in questo momento. Voglio fare però una critica, poi cambiamo argomento. Ma le critiche siamo qui apposta per farle, se no. Causio, Zoppo, come De Rossi e Candreva, Zoppo, il rigore l'avrebbero battuto meglio di Zaza. Ma guarda, io ero uno che tirava i rigori, no, ho sbagliato qualcuno, però li ho tirati anche sempre. Cabrini ne ha sbagliati qualcuno. Beh, quello di Antonio nell'82 è stato. Ha pesato però, un po'. No, però quello lì ci ha dato la carica ancora di più. Esattamente, perché nell'intervallo la prima cosa che gli ha detto Berzotto, che Antonio sarà qui anche lui, poi gli puoi anche chiedere, ha detto: ragazzi, non vi preoccupate, tanto la partita vinciamo lo stesso, quindi tranquilli, sereni. Eravamo talmente forti sia mentalmente che in campo, che poi con i tedescacci con noi. Quindi su quel rigore di Zaza cosa si può dire? Dico quello di Zaza, ma per non dire gli altri sbagliati. Ma guarda, i rigori li sbaglia, non li sbaglia chi non li tira. Sicuramente loro due, sia Pellemio, anche lui è di Monteroni, vicino Lecce, quindi poteva risparmiarsi forse, ma non l'ha fatto perché si sentiva, non lo so, quel momento. Io credo che quel momento lì è un gesto di paura. E anche Zaza, se tu vedi, lui... No, il primo, lui deve appena fatto questi saltelli, deve tirare, poi se sbaglia il colpo, ma lui invece si è fermato e poi nel momento che si è fermato lì anche un altro momento di, ha detto: cosa faccio? È ripartito e ha fatto meta. Volevo chiudere, se vuoi fare una domanda, Fabiola, un campione del mondo di calcio dell'82, pensaci bene. Abbronzatissima. Abbronzatissima, da pugliese. Da pugliese. Di dove? Microfono, microfono. Ah, beh, calabrese. Usa il microfono? Ho la mamma calabrese, quindi... Okay. Sono passato anche da Reggio Calabria io, okay. Non so di quale Calabria... No, Pizzo, Calabro. Ah, Pizzo Calabro. Beh. Esatto, esattamente, proprio quella zona lì. E, gioca anche a tennis nella vita privata? Gioco solo a tennis solo ormai. Solo a tennis, ormai il calcio assolutamente l'abbiamo messo nel cassetto. Ma vedi, da quando il calcio... uno smette, deve capire che il campo 120 per 60 lunghezza 120 e per 60 non riesci più, vai, ma poi per tornare dici: ma no, sono andato nel deserto, non ce la faccio più. Il tennis è 20, è la metratura un po' più diversa, più piccola, no? È 20 per 20, allora tu dici, specialmente il doppio, questi 10 metri sono per me, altri 10 metri per te, se fai singolo diventa duro anche quel singolo. Lei nell'82 non c'era, io c'ero a vedere quelle partite lì. Ti sei divertito, ti abbiamo fatto divertire. È bellissimo, io ricordo, per assurdo, mi dispiace per diciamo Marcello che Lippi, ricordo di più l'82. Mi state vedendo col giubbotto, vabbè. Ma qui, io arrivo dalla Puglia di 35 gradi, ma ecco, qua... Infatti volevo chiudere sulla Puglia, Salento. Sul Salento, sì. Un po' di, diciamo, di terra... simile al livello di persone, no, di persone. Ah, di persone, tra sì, la Romagna e il Salentino c'è un po' di diciamo di simpatia, non lo so, non simpatia, di... c'è un savoir-faire veramente, si assomigliano, diciamo, i romagnoli e i salentini. No, ma poi il problema principale è fatti capire. Io mi trovo bene là, no? Anche io mi trovo bene qua, quindi assolutamente siamo due. Secondo al contrario, me i pugliesi ci hanno saputo fare come i romagnoli. Pugliesi salentini, in particolare il Salento, sì. La Puglia inizia da Foggia e finisce, però il Salento inizia quel pezzettino di tacco, sai che potevamo diventare anche l'isola del Salento, invece ci ha rimasto fatto attaccare, signora. Ancora anche la Romagna voleva stare da sola, staccata dall'Emilia, qualcuno ancora, ancora si qualcuno lo dice. San Marino. Ringraziamo Franco Causi, al quale adesso tutti. Daremo qualche omaggio. Buon divertimento, grazie. E ritroviamo anche quest'anno Edoardo Raspelli, un grande amico del VIP Master e di Milano Marittima, che torna sempre volentieri qui in Romagna.
Sì, non solo per il tennis, si mangia molto bene da queste parti, si è appena scoperta, ci sono dei prodotti, penso per esempio alle cozze di cervia, il sale dolce di cervia, quindi sono motivi di gola, oltre che di amicizia, di sport un po' meno, perché sono, dopo aver fatto 7 anni di scuola da ragazzino di tennis, oramai non ho tempo per allenarmi e quindi vengo a Milano Marittima, non faccio delle bellissime figure e siccome io sono molto vanitoso, più vanitoso che grasso, mi arrabbio un po' con me stesso, ma pazienza. Beh, si tratta comunque di una serata questa dedicata al divertimento, all'incontrare amici. Beh, questo è il lato credo più importante, perché se volessimo, se da me si aspettano delle risposte tecniche, hanno sbagliato indirizzo. E noi l'abbiamo seguita ancora una volta nella sua trasmissione Mela Verde, è davvero interessante perché appunto ci fa scoprire le meraviglie del nostro bel paese. L'Italia è una ricchezza inestimabile, tantissime cose. Il bello di Mela Verde è che sta per cominciare il suo 19° anno, quindi abbiamo fatto 540 puntate, però c'è sempre qualcosa da scoprire, da far vedere in quell'oretta del mezzogiorno della domenica. Senti, io ricordo nella scorsa edizione le feci la domanda riguardo all'Expo 2015 e lei mi disse no, io non vado. Ha mantenuto fede a questa sua... Ci sono andato semplicemente perché mi hanno chiesto di presentare all'Expo in uno stand, diciamo, un libro, un film a cui sto partecipando, quindi abbiamo presentato lì. Continuo a dire che è stata un'enorme delusione e i fatti di cronaca nera degli ultimi mesi continuano a confermarlo. Un altro tema che vorrei affrontare con lei, in questo momento va molto, non so se definirla una moda, un'etica, quella del veganesimo, del vegano. La lotta tra vegano e onnivoro, cosa ne pensa? Ma dunque, innanzitutto io sono contro tutti gli estremismi, compreso quelli gastronomici. Diciamo che con Facebook, con YouTube, con internet si vedono certe cose che una volta si sapevano ma non si vedevano. E quindi, per l'amor del cielo, sono nato mangiando di tutto, continuerò a mangiare di tutto, tutto nei limiti, per l'amor del cielo. Non ho mai mangiato in vita mia delle cose strane o rare o da un'invidia estinzione o che so io, però insomma tutte le volte che mangio carne mi chiedo se è giusto continuare a mangiare uccidendo delle persone. Non sono persone, ma comunque io credo che si possa, sono convinto che si possa nutrirsi anche con, cercando le proteine, non nel mondo animale ma nel mondo vegetale. Ho 67 anni, due voti ai ristoranti da 40, forse 45, è un po' difficile per cambiare. Io credo che però la presa di coscienza sia importante. Si fermerà ancora qualche giorno qui a Milano Marittima? Beh, il tempo per seguire la seconda giornata del Beam Master e poi devo scappare perché devo riprendere la registrazione di Mela Verde e poi la coda del film che sto facendo. Dell'ultimo? Del film che sto facendo, che è la storia di un critico gastronomico che interpreto io, che viene perseguitato per le sue azioni e la sua filosofia di proteggere i prodotti del territorio italiano. E quando lo potremo vedere? A ottobre. Grazie mille, grazie a voi. Buona estate. Grazie. E buon lavoro in questo caso, grazie. Sarà un'estate di lavoro. Purtroppo sì, ma io me noio se non faccio niente. Ed eccoci con, posso dire, il vero padrone di casa, Piero Chiambretti? Sì. Puoi perché dirlo. Veramente il circolo tennis ormai appartiene a Chiambretti. Ma per la verità Milano no. Milano Marittima intera. Sì, vorrei fare il sindaco di questa città. Ci si può sempre candidare. Adesso chi c'è? Un 5 Stelle? Chi c'è? No, c'è un PD. Un PD. Ci sono ancora i PD. Da qualche parte, da queste parti. Beh, miracoloso. Sono senza calze, quindi se faccio il sindaco le posso rubare. Va bene. Le hanno già inquadrate. Ah, bene, bene. Perché non in tenuta da tennis questa sera? Bah, perché già da diversi anni, dopo un incidente patito a un ginocchio, ho smesso la racchetta e sono diventato giudice arbitro, che faccio sempre nella giornata del sabato, oggi è venerdì, quindi riposo. Come si sta qua? Sempre bene, perché tutti gli anni, 26 edizioni, eh? Io ne ho fatte 25, quindi ero un bambino la prima, perché non lo sapevo. Quando poi sono arrivato qui per caso, sbagliando l'uscita dell'autostrada, non me ne sono più andato. Com'è andato adesso a bocce ferme questo Grand Hotel legato fra l'altro all'isola? È andato meglio di quanto pensassi, è stata un'operazione complicata perché parlare di un programma che non ha avuto il ritorno che si aspettavano è stato più difficile. In più non c'erano personaggi, diciamo, di grande richiamo,
e quindi per noi che venivamo dopo è stato più complesso che non seguire un programma di grande successo. Però diciamo che la forza della determinazione, un po' di talento, un po' di fortuna hanno fatto sì che il programma si imponesse indipendentemente dai risultati della prima serata. Si può replicare? Si può no. Pensare? No, perché un anno si può fare, due anni diventa un vizio. Quindi quest'anno ritorniamo. Ma prima c'era un attore che è all'11ª edizione, tra poco, di Don Matteo. Sì, ma è diverso. Cioè, Don Matteo ha alcuni programmi di cui si vantano i 20 anni dalla porta a porta. Dal debutto, sì, porta a porta, Striscia 25. Meritano sicuramente il nostro rispetto. Ci sono altri programmi come il nostro che dopo un anno è meglio chiudere, perché è stato un esperimento felice, divertente, ma uno basta e avanza. Il prossimo anno ripartiamo con qualcosa di totalmente diverso per riposizionarsi tutto da un'altra parte, in modo che quelli che pensavano che io fossi caduto, diciamo, nel tranello del programma facile, basso, trash, eccetera, e si sbagliano. Noi da alcuni anni concludiamo questa breve intervista, sì, mandando un messaggio diretto e indiretto a Mario Baldassarri. Mario Baldassarri. Siete amici da una vita, no? Sì, è un fenomeno perché credo che sia nato prima lui del tennis proprio, già prima di quando giocavano con le racchette di legno, e insiste nel voler fare questo torneo indipendentemente da cosa succede nel mondo, nel pianeta e anche su altri pianeti. So che sta pensando di organizzarne uno su Marte, perché qui ha dato molto e forse potrebbe anche chiudere, come dico tutti gli anni, con questa edizione. Poi ce n'è sempre un'altra. È un grand'uomo, è dimagrito molto, è verde, probabilmente ha l'epatite, ma non lo sa e non glielo diciamo. Noi ringraziamo Piero Chiambretti. Fabiola lascia a Piero alcuni omaggi. Li ha fatti lei questi? Dei nostri partner, però sono. Cosa sono? Particolari. Salse? Sono salse particolari. Salse. E sono dei prodotti anche a base di erbe particolari. Grazie. Grazie a Piero Chiambretti. Li uso subito. E li metto addosso questi. Sono creme per i muscoli queste? No. Ah no? No, cioè quelle là forse, queste sì. No. Queste sono senape. Senapi. Queste mi piacciono, a parte gli scherzi, adoro molto la mostarda e la senape. Bene. Quindi perfetto. Linea Sara in campo. Lui parte decisamente avvantaggiato questa sera, Paolo Panbianco, giocatore professionista, maestro di tennis, tecnico nazionale e tra l'altro gioca in casa perché, se non sbaglio, è un forlivese. Sono forlivese, insegno in questo circolo, quindi non gioco in casa molto di più, ecco. E è sempre una gioia essere qui, ringrazio Mario e Patrick Baldassarri per questa possibilità che dà questo circolo e a me di poter giocare. Ovviamente sono avvantaggiato, cercherò di fare in modo di mettere in ogni caso a loro agio chi giocherà con me, ecco. Ecco, tra l'altro questo è il campo dove, se non sbaglio, nell'82 giocò la nazionale per la Coppa Davis contro la Nuova Zelanda. Lei era un bambino, un adolescente, non so se ha qualche ricordo vago. Sì, no, io ho dei bellissimi ricordi di quella partita, se non per il risultato che vinse la Nuova Zelanda. Io ero un bambino in tribuna con mio padre, ammirato nel guardare i campioni che si sfidavano sul campo da tennis. Fra le altre cose posso raccontare un piccolo aneddoto, ecco. Panatta, dopo la sconfitta, uscì dal campo molto nervoso e uno spettatore italiano non fu molto carino nei suoi confronti. Lui salì in tribuna per affrontarlo, passando proprio di fianco a me, mi toccò e per me fu un evento molto emozionante, ecco. Ecco, poi, se non sbaglio, si è qualificato agli ottavi di un torneo importante di recente? Ma la mia attività a livello di tennista è legata soprattutto all'attività veterana, ecco. Ho fatto i campionati del mondo over 45 in Croazia e sono arrivato terzo, ho perso in semifinale. Quindi un discreto risultato, ecco. Ecco, diceva, lei gioca in casa naturalmente perché appunto fa parte dello staff del circolo tennis di Milano Marittima. Questo è un circolo operativo tutto l'anno, non so se vogliamo fare una breve presentazione. Sì, certo, l'attività è di 12 mesi l'anno,
con una scuola tennis con 60 bambini. Il Circolo Tennis Servia organizza campionati a squadre per bambini che vanno dagli 8 anni e agli adulti, ecco, quindi cerchiamo di coprire una vasta schiera di persone. È di casa in Riviera, nella Riviera Romagnola, giusto? Anna Falchi, perché abita qui a due passi. Abita ancora qui. Sono romagnola. Ancora qui a due passi? Sì, a Rizzone. Sì? Sì, sì. No. Però quando recita mai mi sentito Rizzone. Come no, a volte sì, anzi è stato un mio cavallo di battaglia. All'inizio. Beh, anche qualche volta insomma mi diletto. Sempre per me l'importante è rimanere legata alle radici e quindi essere presente qua... È una gioia. Essere a casa anche volendo. Sì, a casa. Tennis come va? Ah, guarda, benissimo, mi hanno chiamato apposta, sanno che sono una grande campionessa. No, scherzo, mi diverto e mi diletto. Cinema e televisione in programma? Televisione, cinema lo facciamo fare agli altri. Diciamo gli altri? Perché è una cosa che ho accantonato sinceramente. Un motivo particolare? Non c'era la proposta giusta? No, è così, una serie di vicissitudini, così mi hanno vista sempre più, diciamo, nella televisione è la cosa che mi piace più fare comunque. Ma c'è un programma televisivo, un qualcosa in TV adesso che possa veramente avere un po' di originalità? Beh, dicono che quest'anno investiranno tanto sulle novità, ci saranno tante sorprese, tanti palinsesti, tutto. No, però devo dire forse quest'anno qualcosa di nuovo lo troveremo, quindi siamo curiosi e in attesa. Non un reality. Ormai quello è, ce ne sono tanti e insomma ben vengano. Fabiola, vuoi chiedere qualcosa a Anna Falchi? Microfono. Quindi è al debutto, mente, Fabiola, esatto, bisogna dargli una spiegazione. Infatti si è dimenticata il microfono, gravissimo. Però lo so, non sono abituata. No, guarda, l'emozione non si finisce mai di averla, no. Anche nonostante dopo tanti anni è sempre così. Niente, volevo chiedere, quindi ha dei progetti anche lavorativi in previisione, ecco. Può svelarci qualcosa? No, diciamo ancora no, finché non si firma, però insomma da settembre sicuramente qualcosa farò. Okay. Grazie. Grazie Anna Falchi per essere grazie stata con noi. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che ci seguono qui dal VIP Master al 26esimo anno. Io non ne ho fatti 26, però insomma qualcuno ne ho fatto. È sempre un piacere essere qua in Romagna. Un saluto a tutti i romagnoli e non solo, che insomma che ci seguono. Ciao ciao. Incontriamo un grande del calcio, Antonio Cabrini, che ha appena terminato la partita. Non è andata benissimo, però insomma, col tennis la cava. Meglio del previsto, perché avevamo provato 5 minuti prima, non riusciamo a buttare la palla dall'altra parte, però ci siamo divertiti. Senta, io da ex campione mondiale non posso che farle una domanda insomma sugli europei che si sono conclusi qualche tempo fa. Qual è la sua pagella? Pagella sull'Italia oppure su in generale? Sulla nazionale. Beh, è stata una buona nazionale, è stata una buona nazionale perché comunque Conte ha impresso a questi ragazzi il suo valore che è dato soprattutto sul lavoro sul campo e ha dato dei buoni risultati. Una mini pagella sui giocatori chi? Della nazionale? Sì. Beh, direi il reparto difensivo sopra tutti gli altri, quindi non uno in particolare, però tutti i difensori hanno fatto veramente un grande europeo. Oggi invece Antonio Cabrini è impegnato nella nazionale di calcio femminile. E come sta andando? Noi stiamo facendo le qualificazioni agli europei, dovremo andare agli europei che si svolgeranno il prossimo anno a luglio in Olanda e cercando di ripetere le gesta della nazionale maschile, anzi magari fare qualcosa di meglio. Ecco, poi sappiamo che ha un legame importante con Milano Marittima. Un legame... Milano Marittima... Io ci vengo fin da piccolino, poi qua ci sono i miei figli adesso, che quindi direi che almeno 2 o 3 volte all'anno io ci vengo nel periodo estivo naturalmente. Ecco, a proposito di suo figlio che ha appena giocato con lei, è imprenditore qui a Milano Marittima, sappiamo che ha inaugurato un locale di recente. Sì, ha voluto cimentarsi in questa sfida perché sicuramente è un lavoro impegnativo, però sta andando bene, contento, io sono contento per lui.
e per l'altra mia figlia che lavora anche nel locale, quindi devono fare la loro strada, quindi questi sono gli indirizzi migliori per poter partire. Sì, quindi insomma questo significa che la vedremo spesso, la vedremo ancora. Ma io a Milano Marittima verrò sempre che ci siano meno delle attività imprenditoriali o meno, ma Milano Marittima comunque ci passerò sempre. Grazie mille, buonasera. Chi è vicino al VIP Master da almeno una quindicina d'anni è Luigi Bravi con la sua azienda, la Piadina, che è dietro di noi, alle nostre spalle, no? Abbiamo un afflusso di pubblico eccezionale, visto che facciamo della Piadina, farcite molto buone, quindi tutti quanti vengono ad assaggiare. Poi avete scelto uno slogan nuovo da poco, da un annetto più o meno, la Piadina col punto esclamativo. Sì, vogliamo cercare di far conoscere il nostro marchio a livello nazionale e lo slogan mi sembra abbastanza azzeccato anche a livello pubblicitario, quindi una cosa semplice però che colpisce abbastanza. Ma la Piadina è spessa o è sottile? La Piadina originale sarebbe spessa, però il mercato si è evoluto e quindi quello che oggi si vende è quella sottile, perché è un po' multiuso, quindi si può arrotolare, farcire e anche essendo sottile anche più digeribile. Sei d'accordo, Fabiola? Perché a Riccione e Rimini dicono... Esatto, infatti io che vado spesso a Rimini e mi capita di mangiare la Piadina sottile e i riminesi criticano la nostra Piadina, quella più romagnola, quella del, più nord. Romagnola. La romagnola del nord. Ma i riminesi sono sempre stati di parte, se vogliamo. La vera Piadina è quella spessa, perché la Piadina una volta si faceva in questo modo qui, poi il mercato si è orientato verso la Piadina sottile, però la Piadina vera e propria, quella da Zora, quella spessa che si faceva e si cuoceva sul testo. Secondo me la riminese, la Piadina riminese è un misto tra la Piadina grossa, la nostra, la romagnola vera e propria e forse la crescia sfogliata marchigiana. Sì, in realtà sì, può essere una cosa del genere. Veramente, sì. La differenza è che la crescia sfogliata ha l'uovo, cosa che invece la Piadina non ha, se non erro. Sì, preparata, così. Preparatissima, Ho visto, ma hai un assistente che è eccezionale a livello di preparazione sui cibi, soprattutto sulla Piadina. Però l'azienda di Luigi Bravi non fa solo la Piadina, fa anche il pane. Noi facciamo qualcosa come circa 400.000 Piadine al giorno, che se tu le metti una sopra l'altra fai tre torri Eiffel di altezza. Poi ci divertiamo a fare anche 6-700 quintali di pane. 6-700 quintali. È vero che vi siete allargati? Sì, stiamo costruendo... Un'azienda che si allarga e assume. Se allora, lo dico adesso arrivano 500 qui, domande di lavoro. Di domande ne abbiamo già oltre 1000. Purtroppo siamo in Italia e devo fare una critica. È una cosa pazzesca. Dopo un progetto nato 4 anni fa, siamo ancora in fase di attuazione per continue richieste di integrazioni burocratiche, una cosa folle. Noi abbiamo il lavoro che potremmo assumere nel tempo 30-40 persone, rischiamo invece di lasciarne a casa altrettanti perché non riusciamo a soddisfare le richieste. È una cosa veramente deprimevole, guarda, non ho parole. Quindi il progetto è ancora lì fermo o si sblocca? Il progetto sta andando avanti, però... Per arrivare in fondo occorrono un'infinità di permessi, con un'infinità di integrazione, una cosa veramente che è pazzesca. E a questo punto io mi rendo conto perché tanti imprenditori vanno all'estero. Ma è normale che si deve andare all'estero, dove oggi non si può più aspettare così tanto tempo per fare un progetto. Pensi che quello che noi abbiamo ideato 4 anni fa ormai è superato, abbiamo dovuto rivedere i layout, abbiamo dovuto rifare i contratti sulle macchine operatrici perché in 4 anni sono superate. Questa purtroppo è la realtà che viviamo. Però dico una cosa fra virgolette che è scontata, non si può andare a fare Piadina, pane di qualità all'estero perché poi non c'è... Ma difatti io sono molto campanilista, l'investimento in molto importante l'ho fatto nel mio paese Bagnacavallo. Purtroppo però devo rattristarmi per quello che sono le vicissitudini subite. Cioè non si può ostacolare in questo modo a livello burocratico chi ha voglia di fare, chi investe, chi ci mette del proprio e rischia di suo. Chiudiamo la nostra conversazione sul VIP Master. Dopo tanti anni ancora questa manifestazione che fa. VIP Master, dai, grazie a Patrick e Mario Baldassari, è una cosa veramente eccezionale. Raduna qui dei VIP, è una serata piacevole. Peccato che questa sera sia il tempo non è stato dalla nostra parte, però dai, come al solito riusciremo a creare noi l'atmosfera.
Noi allora passiamo la linea a Sara nel campo centrale, poi andiamo qui nello stand di fianco dove c'è la piadina. Perfetto, vi aspettiamo. Come stai? Bene, bene, bene. E ti ritroviamo qui a Milano Marittima? Sì, sono arrivata. Allora, raccontaci un po' di te. Che cosa stai facendo? Se questa sarà un'estate di vacanza oppure di lavoro? Ma in realtà è più un'estate di lavoro, nel senso che sono diventata mamma da 8 mesi. Sì, sono diventata. Quindi lavoro a tutti gli effetti, ma un lavoro soddisfacente, direi. Proprio di sì, anche perché mi sveglio alle 6 di la mattina, quindi poi arrivo verso le 9, le 10 che sono già. Adesso dov'è? Piccolo o piccola? Adesso è il piccolo, è con la mia mamma. Com'è cambiata la vita? Totalmente. Totalmente, perché prima la cosa più importante ero io, perlomeno dovevo soddisfare solo il mio bisogno, adesso c'è qualcosa di più importante che viene prima di qualsiasi cosa. E questo immagino che nella vita di una donna, io guarda, personalmente non ho figli, quindi purtroppo non posso entrare troppo nel merito, però immagino che sia, come dire, molto accrescitivo nella vita di una donna. Beh, diventi veramente donna in quel momento, perché sì, va bene, ok. Diventiamo femmine, ci evolviamo, diventiamo indipendenti, ma secondo me lo step in più, la responsabilità in più, il senso stesso della vita lo comprendi quando diventi mamma, o perlomeno a me è successo così. Quindi per il momento mamma a tempo pieno e poi hai già in mente che cosa ti aspetterà dopo? Ma in realtà ho un po' di eventi. Quest'estate ho un po' di eventi, nello stesso tempo ci sono qualche proposta, quindi vediamo un po'. Buon proseguimento. Siamo ormai in chiusura di questo VIP Master 2016, prima serata, con il vice direttore del Resto del Carlino, Beppe Boni, che fra l'altro è stato protagonista prima del VIP Master di una serata dedicata a Gianni Rivera. Bella serata con Gianni Rivera, è stata una bella conversazione, un tuffo nel passato. Gianni è molto bravo, ci ha raccontato alcuni aneddoti, ci ha raccontato le emozioni della sua storia ed è stato veramente bello. Coronamento della giornata insieme al VIP Master, poi l'abbiamo visto giocare anche qui. Com'è andata a livello tennistico stasera? A livello tennistico stasera noi abbiamo vinto, dico noi perché abbiamo giocato in doppio, stasera è andata bene. Comunque la prendiamo col barone de Coubertin, l'importante è partecipare. Sensazionale però questo VIP Master, 26 anni, continua ad attirare l'attenzione dei VIP e della gente. Beh, soprattutto perché è fatto di grande amicizia, di simpatia, bravissimo Mario Baldassari a organizzarlo e quindi tutti noi partecipiamo con grande piacere, soprattutto con l'amicizia. Quando c'è amicizia il risultato è assicurato e poi si vede anche del buon tennis. Chiudiamo con una battuta difficile, anche se ormai siamo in chiusura di serata, non sarebbe adeguata. Come stanno i media e i giornali in particolare? Beh, i giornali, per i giornali sono anni di grande cambiamento, perché devono vedersela con fratellini come il web e quindi bisogna trovare il modo di crescere insieme. I giornali sono sempre più fatti di approfondimento e di commenti, e al web la grande quotidianità delle notizie. Non sono in contrasto, al contrario di quanto pensano molti, sono due modi di informare che viaggiano in modo parallelo. Il nostro gruppo ne è l'esempio. Noi su 14 redazioni di cronaca che abbiamo tra Emilia Romagna e Marche abbiamo altrettanti portali web che lavorano tutto il giorno in grande sinergia con la carta. Grazie per essere stato con noi, al vice direttore del Resto del Carlino Beppe Boni. Grazie a voi. Mario, siamo giunti alla conclusione della prima serata, bilancio direi più che soddisfacente. Io posso dire che questa mattina quando ho aperto la finestra veramente ero distrutto e tutt'oggi abbiamo pregato, il Signore ci ha ascoltato e il nostro pubblico è venuto nonostante sia freddo, tirasse il vento, poteva piovere da un momento all'altro, quindi mi ha dato una grande fiducia, un pubblico così veramente eccezionale. E tutti quanti ragazzi, domani sera dovremo avere veramente anche dei personaggi molto importanti. Come è stata l'organizzazione di questa 26esima edizione? Beh, l'organizzazione è stata come tutte le altre, noi abbiamo pure solo del tempo perché quello purtroppo dopo dovremo giocare dentro, quindi è un'altra cosa. È andato tutto bene, abbiamo resistito, quindi adesso andiamo tutti quanti a festeggiare la serata.
Grazie. E con noi Miss Mondo Italia 2015, Greta Galassi, cognome faentino, romagnolo, forlivese, lughese, no? Esatto. E invece? E invece trentina. Trentina. Esatto. Com'è questo VIP Master? Beh, diciamo è stata una bella esperienza, diversa. Ho vinto una partita. Sì, è stata una soddisfazione, perché poi è un'alternativa magari alle solite sfilate oppure ad altri eventi di moda, e quindi è stata una bella esperienza fare anche dello sport e divertirsi, diciamo. Quanto sei alta? 1,76. Meno male che sei seduta, e poi c'è già lo sgabello, si vede che è altissima, vero? Sì, è vero, è vero. Vuoi fare una domanda, Fabiola? È la prima volta che partecipi al VIP Master, sì, vero? Sì, è la prima volta. Come si sta in Romagna? Benissimo, cappellette a ragù, piadine, a go-go proprio. E non era la prima volta, immagino che tu fossi già venuta qui. No. No, mai? Vengo tutti gli anni qua, ecco. Da quando sono quindi piccina. Quindi conosci sono le discoteche, sì, la vita mondana di Milano Marittima. Certo, senz'altro. Anche perché non è una abbronzatura da Trentino questa. Infatti mi scambiano per originaria di qui, ma in realtà vengo dai monti. Dove vai quando vieni in Riviera? Quale zona esattamente? Milano Marittima? Milano Marittima, sì. Anche Cervia, però più Milano Marittima. Per noi giovani, diciamo, Milano Marittima offre di più. Progetti per il futuro prossimo? A me piacerebbe continuare gli studi, e quelli senz'altro li finirò, e poi continuare nella moda o nel mondo dello spettacolo. Cosa studi? Faccio il liceo linguistico ancora, perché io ho 17 anni, vado sei per i 18. Sei giovanissimo allora. Sì, e manca l'ultimo anno di liceo e poi proseguirò in un'università con le lingue. Possiamo fare una cosa che gli operatori odiano? Ci alziamo in piedi, li odiano perché li mettiamo in difficoltà, così vedono da casa quanto è alta. Fantastica, vedete quanto è alta? Bene. Allora stiamo per chiudere il nostro programma, intanto salutiamo lei. Grazie. E tra poco ci raggiungerà Sara. Grazie mille. Siamo veramente in chiusura di questo VIP Master, dopo Miss Mondo Italia, mi passano anche un telefono perché sono molto tecnologico, lo appoggio qua, dopo vediamo cosa farne, e è arrivato il senatore Antonio Razzi che mi stava regalando un telefono, no? No, stavo passando il telefono a un amico in modo che che non ci disturbasse in questa intervista, giustamente. Come sta? Tutto bene, tutto bene. Ogni volta che vengo qui a Milano Marittima mi sento a casa mia, anche perché i romagnoli sono molto ospitali, devo dire, anche l'organizzazione e i due organizzatori, padre e figlio, Patrick e Mario Baldassarre, che veramente fanno delle belle manifestazioni proprio per pubblicizzare Milano Marittima, ma tutta la Romagna. Senta, mi dicono che, ma ne parliamo fra di noi, che a ottobre succede il patatrac, cade Renzi, presto si va a votare. Ma questo non credo, no. Questo non credo. Quindi vince come, il sì? Come direbbe, non lo sai, come direbbe? Come direbbe Crozza, questo Crozza, non credo. Quando la imita? Quando mi imita. Quando la imita Crozza, questo non credo. Questo quindi non credo, perché sicuramente anche se magari perderà, perché come certo perderà, perché il no è molto più significativo del sì. Per il sì o per il no? Io per il no. Per il no. No. Perché il Senato non possiamo abolirlo. No, ma poi io penso che 2000 anni fa è stato costituito dai romani. Ah, beh, sì. E come dico molte volte io, come scherzosamente, arriva un fiorentino per invidia e pulisce il Senato. Quindi vinceranno secondo lei? No, perché anche lei vota no, però non cade nessuno. Non cade nessuno, perché sicuramente serve per cambiare la legge elettorale, per sicuramente ci sarà un governo tecnico, come si suol dire, e per appunto fare una nuova legge elettorale. Quindi segnatevi le previsioni, senatore Razzi. Renzi
va in disparte. Però ci sarà un altro governo tecnico governato sempre dal PD. Ma e una... Però io non credo che Renzi, anche se perde, io penso che rimane. Dove lo va a trovare una poltrona meglio di questo? Diciamo, detto tra noi, non credo che va a trovare altre parti. Senta, quindi si vota nel 2018? Io penso che si arriverà alla fine della legislatura, perché ogni volta che si va a votare è un costo per gli italiani. Allora, tanto chi viene viene, e sempre lì stiamo. Senta, un'ultima battuta, lei si diverte di più a incontrare la gente, a venire a queste grandi manifestazioni, anche turistiche, dove può dialogare, o a stare al Senato a votare, a discutere sulle leggi? Guarda, lì è un lavoro che io faccio e come vedete, come infatti i cittadini possono controllare al Senato le presenze, vede che la mia presenza è costante, perché io trovo che quello è un lavoro, perché se un cittadino mi ha votato per rappresentarlo, io lo devo rappresentare al 100%. Che poi vengo a una manifestazione e io mi diverto, perché è giusto che io, quando sono fuori, voglio stare in mezzo alla gente. Io affronto la gente, perché magari ci sarà qualcuno pure che, magari non conoscendomi, dirà qualche parolaccia, ma fa parte del mestiere, fa parte del mestiere, nel senso che è normale che qualcuno è incazzato per quello che succede, ma io l'affronto, perché non ho niente. Io ho lavorato, lei sa benissimo che ho lavorato 41 anni in Svizzera. Sono uno di quei pochi che ha lavorato così tanto. Adesso sono 10 anni che sono tra Parlamento e Senato, ma lo faccio con voglia di farlo, perché io penso che qualsiasi lavoro, qualsiasi uno cosa che fa, deve amare quel lavoro. Io lo amo questo lavoro, perché voglio fare del bene a tutti gli italiani. Grazie al senatore Razzi, le prendo il microfono, Fabiola invece le lascia alcuni nostri omaggi, la ringraziamo. E la salutiamo per essere stato con noi ancora, arrivederci. Grazie. Intanto, mentre esce di qua in tempo reale, in presa diretta, facciamo entrare Sara, perché siamo proprio in chiusura di trasmissione di questa serata di venerdì 15 luglio 2016. E noi abbiamo sintetizzato in questa serata il nostro VIP Master. A te, Sara. Bene, siamo giunti alla conclusione, una serata direi strepitosa, tantissimi personaggi, direi un Raffaele Pisu davvero strepitoso, mi è piaciuto un sacco, informissima, Antonio Cabrini pure. Pisu non ha pochi anni, ha superato i 90. Esatto, e poi naturalmente bellissime donne. Bellissime donne sono state anche qui con me in questo studio e sono Sara e Fabiola. E grazie naturalmente a tutti, dal regista Enrico Magigrana, a tutti i tecnici, Pierluigi, Maurizio, Alessandro e naturalmente all'assistente alla regia Gianluca. Grazie di averci seguito. A tutti voi una buona serata. Ciao, buonanotte.